chicche creative, ben ritrovate sul mio canale, sono sempre io, Gabriella, in arte Briga Bijou. Oggi perché ci incontriamo? Perché ho deciso di fare un tutorial, questa volta sarà di soutache. Tutorial di soutache in collaborazione con la BBCraft. Che vuol dire in collaborazione con la BBCraft? La BBCraft è un'azienda, un e-commerce, che mi ha inviato gratuitamente dei materiali ed io utilizzerò questi materiali all'interno di questo video. In questo video uno, poi ce ne sarà uno successivo. Che video sarà? Non saranno stranamente orecchini, ma sarà un bracciale, un semplice bracciale al soutache. Ovviamente, ragazzi, come al mio solito, farò un po' di preamboli per mostrarvi qualche nozione base di come si fanno i bracciali al soutache, perché lo sappiamo, se ne possono fare 10.000 tipi, ma questo sarà anche, tra virgolette, un video lezione. E quindi faremo un tutorial per principianti che possono fare tutti. Ovviamente chi non avesse l'elemento centrale che utilizzo io, che è quello fornitomi dalla BBCraft, potrà usare qualsiasi cosa. Quindi, come sempre, buona creatività a tutte. Grazie sempre. Ciao! Buona visione. Dimenticavo, spollisciate. Qui hai preamboli. Allora, ci sono vari modi per fare i bracciali al soutache che ora vi andrò brevemente ad elencare. Prima di tutto vi voglio mostrare quello che utilizzerò per fare il mio bracciale. Utilizzerò questa piattina di Finincanto, bellissima, color un blu molto delicato, con i riflessi ramati, non blu, tra il blu e l'azzurro, insomma non so definirlo, ma dalla immagine la vedete benissimo, con i riflessi color rame. Poi utilizzerò questo elemento, che è quello di cui vi parlavo, fornito dalla collaborazione con BBCraft, bellissimo, vedete, ha dei fori passanti, è stupendo, spettacolare, guardate. Poi utilizzerò queste perle martellate in ematite, regalatemi da una cara amica, Daniela, grazie Dani, sono stupendi. E poi utilizzerò queste coppette, come vi dicevo, che sono dello stesso colore. Ok, queste coppette acquistate in un negozio fisico della mia zona che utilizzerò alla fine del bracciale. E niente, le perle. Ovviamente potete utilizzarle di varie dimensioni. Io ho deciso di utilizzare queste da 4 mm perché troppo grande poi mi sembrava il bracciale venire disarmonico, avendo un elemento più grande e mi piaceva creare questi elementi più piccoli. Poi ovviamente ognuno fa come preferisce. Quindi passiamo a brevi spiegazioni. Togliamo queste da mezzo. Allora, ci sono vari modi per fare il bracciale al soutache. Primo metodo: tagliare un pezzo lungo di piattine di soutache, piegarle, fare quindi una sorta di cappio da un lato, su cui poi si va a collegare un gancio, un moschettone, e poi dopo si vanno a cucire tutte le perle andando su e giù tra di esse. Poi lo vedremo. Dall'altro lato si realizzano dei cappietti con rocaille e catenella. Un'altra tipologia invece è un bracciale fatto di due parti che si vanno poi ad unire, quindi in questo caso si dovrà realizzare prima una parte con un elemento più grande e poi andare a chiudere in questo modo e poi si va a realizzare l'altro lato e due pezzi si congiungono. Ancora si può realizzare facendo sempre un unico bracciale continuo, però dove la parte superiore e la parte inferiore sono fatte di piattine ben distinte, mentre qui è una piattina che gira, qui sarà una parte di piattine sopra e una parte di piattine sotto che poi andremo ad unire ed a cucire. Un altro tipo ancora, sempre di quelli basici, parliamo di bracciali basici, di creare due elementi simmetrici ed andarli a unire al centro con qualche elemento, che siano bicono, rocaille, altri elementi decorativi. Questo è il sistema più facile per fare i bracciali. Poi di lato si fanno dei ricciolini, dei cappietti, come se fosse
la parte di sotto di un modulino base e poi si mettono da un lato catenella e da un lato moschettone. Ma noi oggi, per semplificare ancora di più le cose, andiamo a mettere questo gancio ad incollo, così anche dei principianti che non hanno proprio grandissima dimestichezza, a cui casomai non piacciono i ricciolini finali e vogliono far prima, mettono uno di questi elementi. Ovviamente dovete sempre valutare la dimensione di quello che avete. Io metterò due piattine e quindi ho preso una coppetta in cui queste piattine, una volta cucite, entrano alla perfezione con un po' di cola, quindi valutate anche questo. E niente, buona visione, passiamo al dunque. Ciao! Allora, questo è il codice degli elementi in metallo che mi ha fornito BB Craft. Allora, cosa facciamo? Tagliamo per prima cosa 4 pezzi di piattina. Io farò due sopra e due sotto, nel mio caso dello stesso colore. Dimenticavo, ago della Tulip e filo Miyuki. Decidete un filo, io l'ho scelto color rame, vedete, in modo tale che tra le piattine non si noti e facilita il lavoro. Allora, dicevo, io ho un polso di 16 centimetri e mezzo, non dovendo fare particolare, come dire, un lavoro molto particolare ed elaborato per questo bracciale, ho valutato un 3-4 centimetri in più, giusto per tenere presente le curvature. Meglio all'inizio tagliare un po' di piattina in più che meno, e vi trovate il bracciale stretto. Quindi valutate, io ho tagliato 4 pezzi di una ventina di centimetri perché le mie perle poi sono piccole, ovviamente. Più io vi dico queste cose perché sono importanti. Una cosa è fare delle piccole pieghette così, no? Che prendono poco spazio. Una cosa, se utilizzate invece pietre più grosse, ovviamente la piattina si stringerà di più nelle curve e ce ne vorrà di più. Ok, ho perso il mio elemento. Scusate, vado a recuperarlo. Zoomato un pochino, scusatemi, per farvi vedere meglio. Allora, normalmente, se fosse stato un Rivoli, un cabochon, avrei messo un po' di base dietro per facilitarmi la cucitura, perché ovviamente il filo passerà qui. Non so se dopo, scusate il singhiozzo, mi piacerà l'effetto, però sicuramente ci andrò a mettere eventualmente una finitura qui dietro, poi la vedrete alla fine del video. Per ora partiamo quindi 4 pezzi di soutache, già vi ho detto più o meno le dimensioni che dovete valutare, e prendiamo per questo primo step 2 piattine e prendiamo più o meno il centro e mi raccomando, il dritto e il rovescio, guardate la V. Allora, io ho preso la mia prima piattina e mi prendo ovviamente il mio centro. Ok? Questo è il mio dritto. Vedete la V? Questo è il mio dritto. Vado alla metà. Faccio un nodino al filo e procedo in questo modo. Semplicemente do un paio di puntini per fermare il filo. Niente di particolare, insomma, punti piccoli, mi raccomando. Allora, quindi mi sposto un pochino, ok? Perché qui c'è l'ondina, tra virgolette, del mio cuoricino. Ecco, mi sono tirata la piattina, l'altra piattina dietro e vado. Ora che faccio? Prendo l'altra piattina, ovviamente guardo sempre il dritto e il rovescio, posiziono più o meno, vedete, allo stesso livello ed unisco qui le 2 piattine. Quindi vado e do qualche puntino centrando sempre le 2 piattine. State attente a non tirarvi dietro il resto delle piattine. Quindi do un paio di punti qui.
da questo lato. Il problema di questo cuoricino è che se io avessi avuto una perla con il buco in questo senso, avrei cucito il centro e poi di lato. Invece qui hai i fori in questo modo, quindi io cucio prima i due laterali e poi dopo il resto. Quindi dopo che abbiamo realizzato un paio di volte questa cucitura avanti e indietro, dopo che avrò unito le piattine in questo punto, cucio dando punti più grandi all'interno e all'esterno e cerco di arrivare dall'altro lato in questo modo, insomma, un pochino più grandi in avanti, così all'interno e più piccini ovviamente dietro per non farli vedere. E mi devo portare ovviamente fin qui da quest'altro lato. Allora, come vedete, ho cucito punti più grandi all'interno e piccoli fuori che non si vedono. Prendo il mio elemento e vado a chiudere anche da quest'altro lato. Mi raccomando, centratelo benino benino, provateci. Ovviamente il cuore è un pochino più complicato, ma se avete delle perle rotonde, ovviamente la cosa risulta molto più semplice. Ok, chiudiamo in questo modo ed andiamo ad individuare il centro della piattina. Abbiamo, ecco, perso l'ago. Aspettate. Recuperato l'ago, eccomi. Quindi dicevo, andiamo ad individuare la nostra piattina di fronte. Ok, fate attenzione a non prendere ovviamente le altre piattine, non fate come sto facendo io. Ok, tirate e diamo qualche altro puntino anche da quest'altro lato. Poi dopo pensiamo a centrare il cuoricino. L'importante è che ci regoliamo con la misura, sempre al centro. Scusatemi, ero fuori camera. Dicevo, sempre centrando le due piattine in questo modo, un paio di punti su e giù. Diciamo che adesso abbiamo fissato i due punti laterali. Ora mi porto al centro, faccio la cucitura passante nell'elemento per evitare che si muova ovviamente. Quindi vado in questo modo e vado dall'altro lato, vado giù, aia, nel dito, nella piattina e poi risalgo. Non vi preoccupate di questa parte centrale perché poi ce l'andiamo a sistemare. Rispunto al centro. Dobbiamo prima di tutto fissare la nostra parte centrale, che sia una perla, uno di questi elementi. Insomma, prima di tutto fissiamo il centro e poi andiamo a fare i due laterali. Quindi ripasso nuovamente e procedo così, avanti e dietro, in questo modo. Ok, abbiamo fissato il nostro centrale, il nostro elemento. Bene, bene. Oddio, non si vede, sono passata come vedete parecchie volte. Ora però mi dà fastidio questa parte qui. Quindi cosa faccio? Do un po' di puntini in questo modo e spunto al centro qui.
sempre centrando le piattine, rientro nello stesso punto centrale e vado a cucire in questo modo, creando, vedete, un po' di tensione, e vado di fronte in questo punto. Risalgo, ovviamente lo faccio perché qui c'è un cuoricino e c'è una rientranza, e quando si hanno elementi con rientranze è un pochino complicato. Quindi, facendo questo giochino di utilizzare le piattine come tiranti, in genere si riesce un pochino a fissare. Vado nuovamente e procedo allo stesso modo da quest'altro lato. Ok, ecco qui. Vedete? Ovviamente, se avessi avuto l'Easy Stiff Staff sotto sarei stata facilitata, però in questo modo possiamo comunque lavorare lo stesso e sfruttare i fori dell'elemento. E c'è Martina che cerca di farmi ridere facendo le smorfie. Saluto a questo punto. Ciao. Vabbè, ora prendiamo le altre, non la pensate, prendiamo le altre piattine, perché abbiamo lavorato con una piattina fino ad adesso. Prendiamo le altre piattine e cominciamo a cucire quindi tutte e quattro le piattine insieme. Parto ovviamente, quindi parto da dove ero rimasta con il mio ago, quindi prendo la prima piattina e vado al centro di quest'altra piattina. Mi raccomando, quando io qua dico tirate, tirate senza però tirarvi dietro la piattina, cioè comunque la piattina deve restare allineata con l'elemento. Ecco, tirate, ma senza esagerare proprio troppo. Ok. Scusate, io giro il lavoro e vado, quindi cucio la prima piattina. Qui ho l'elemento metallico, quindi è un pochino più complicato, però insomma ce la si può fare pian pianino. Se volete, potete anche spostarvi lateralmente e cominciare a cucire qui. Come preferite, indifferente, l'importante, è che voi uniate tutte le piattine insieme. Poi andate a prendere anche la piattina che deve stare sotto, ovviamente, guardate sempre il dritto, cercate, individuate il centro e andate. Io giro sempre il lavoro per comodità, recupero il filo e vado in questo modo. Questa è stata la parte più complicata di questo bracciale, perché abbiamo un modulo particolare, ma quando vi trovate un non modulo, un elemento particolare, ma quando vi trovate con una perla con i fori passanti, insomma. Ok, quindi abbiamo fissato la parte centrale. Io ora vado un pochino avanti, vado a cucire anche i laterali. Ci vediamo tra 2 minuti, insomma. Ripassate, cucite questa parte. Vado a cucire insieme a voi, va. Vi faccio vedere tutti i passaggi, sarà un video di 3 ore. Sarà soporifero. Chi lo sa? Quindi vado, puntini grandi internamente e puntini piccoli esternamente. E andiamo così. Quando arriviamo in prossimità della congiunzione delle piattine, sistemiamocele per benino. Ok, vedete, io sono giù dal basso,
me le sistemo per benino e cucio. Me le sistemo e mi aiuto così e passo in tutte e quattro le piattine. Mi raccomando, il centro, eh? Ecco qua. E vado avanti, scusate, e vado avanti e dietro centrando tutte le piattine. Ok, quello che faccio da questo lato ovviamente lo dovrò fare anche dall'altro, ma vi mostrerò solo questo lato perché tanto è uguale, è speculare, non cambia niente. Quindi vado un paio di volte avanti e dietro, dopodiché comincerò ad inserire le mie perle. Vado a recuperarle. Ok, sono in questo punto e mi sposto, vedete, laterale, mi raccomando, sempre punti più larghi all'interno del lavoro e più piccoli all'esterno. Mi devo portare sul lato perché devo inserire ovviamente qui la mia perla. Quindi do qualche altro punto. All'inizio vi dovete un pochino regolare con la parte di piattina da cucire, però poi dopo ci farete l'abitudine, insomma. Poi prendete la vostra perlina, ok, e dovete immaginare un filo conduttore dritto e cucire quindi tutto in maniera continua, cioè non una su, una giù. Quindi mettetevi sempre in questo modo e cucite dritto. Io sono su, qui c'è la mia perlina. Vado in questo modo, prendo la perlina, sempre che voglia collaborare, non sempre collaborano. E vado giù. In questo modo, lo so che ho messo la mano davanti, ma è per non farla scappare durante il passaggio del lago. L'avvicino un pochino, mi sistemo tutto il lavoro e vado avanti così. Ok, passo nuovamente in su in questo modo. E poi nuovamente cucio. Ovviamente io adesso faccio velocemente, ma voi cucite fin quando non sentite gli elementi fermi. Cucio e vado un pochino in avanti, sempre tra le piattine, e vado ad individuare ed a cucire il punto in cui dovrò metterle tutte e quattro insieme. Non so dove ero rimasta, quindi vado a cucire le quattro piattine insieme. In questo modo do qualche puntino in più. Ovviamente in queste parti centrali, anche
Ancora un punto. E mi sposto, quindi apro le piattine e mi sposto come abbiamo fatto prima, qui laterale, perché devo andare a inserire un'altra perlina. Quindi do qualche punto, è sempre lo stesso, di qui in avanti non cambia assolutamente nulla, cioè dobbiamo semplicemente spostarci tra le piattine per andare a posizionare le nostre perle. Prendiamo quindi un'altra perla, facciamo in questo modo per avvicinarle tra loro, perché se ci allontaniamo tanto non verranno gli stessi spazi, quindi cerchiamo di rispettare una certa equidistanza, non so, non so come dire, insomma, a occhio dovete più o meno metterle tutte alla stessa distanza. Poi, se per comodità volete cucire prima tutta la prima piattina e poi la seconda, starà a voi. Io faccio così, le cucio tutte insieme, le due insieme, tranne la prima parte, preferisco così. Ora risalgo. Giro, sistemando sempre continuamente, perché le piattine le dovete sistemare sempre, sempre, sempre. Quindi ridiscendo e mi rigiro, mi porto in avanti tra le piattine. Fino, punti grandi all'interno, lo dirò all'infinito come una canzone, e puntini piccoli all'esterno. Mi porto quindi dall'altro lato, sistemo bene le piattine e chiudo anche in quest'altro punto, tenendo tutte le piattine dritte tra le mani. Vi consiglio di utilizzare piattine abbastanza sostenute per aiutarvi in questo lavoro. Ok, quindi avete ben capito che dovete fare questo fino alla fine a raggiungere la dimensione del vostro polso. Casomai, procedete simmetricamente, se non avete un'idea chiara della dimensione del bracciale, fate 3 o 4 da un lato, tagliate il filo e ricominciate da qua 3 o 4, poi vi regolate. Ok, e poi decidete eventualmente se aggiungere una da un lato e una dall'altra. Io in questi casi, quando c'è un centrale grande, i due lati devono essere simmetrici. Vado avanti, ci vediamo alla fine. Ovviamente, ragazze, io a volte cucio da un lato, a volte cucio dall'altro. A fine lavoro voi osservate bene i punti dove avete cucito, dovete cucire tutte le piattine, vedete? Non si vedono quasi perché puntini piccoli fuori, puntini grandi all'interno. Procedo ancora. Ok, sono arrivata all'ultima perlina e continuo ovviamente a cucire. Allora, ho unito qui fino alla mia ultima perlina quest'ultima parte di bracciale, cucirò le piattine tutte quante insieme, quindi lo posiziono al centro, vedete? E sono arrivata praticamente dietro al mio polso e ci devo mettere i gancetti. Quindi direi che come misura è perfetta. Do qualche puntino qui per chiudere le piattine. E poi dopo infilerò la mia chiusurina con la colla, nel mio caso B6000. Ovviamente per questa parte finale posso anche girare col filo così attorno alla piattina e cucire, tanto questa parte verrà coperta dalla nostra coppetta. Allora, vi consiglio
Prima di procedere al taglio delle piattine, c'è sempre Martina che è molto spiritosa oggi. Che pazienza, ragazze, è un'età particolare la sua, eh? Così da non farle sfilacciare e da poterle infilare in modo più agevole all'interno della nostra coppetta. Quindi aspettate 2 secondi che faccia presa la nostra colla e poi andiamo a tagliare. No. Ok, la colla si è asciugata. Tagliamo le nostre belle piattine. Ok. Accostiamole, prendiamo la nostra coppetta. Nel mio caso acquistata nel negozio fisico della mia zona e mettiamo un po' di colla. Ripeto che io sto utilizzando la B6000. B6000. Delicatamente andiamo a pressare con le unghie in questo modo per agevolare l'ingresso, anche se non dovrei all'interno della coppetta non dovremmo avere difficoltà perché abbiamo messo la colla. Giriamo un pochino. Ok. Non mettete troppa colla per non rischiare che fuoriesca. Ora, quello che abbiamo fatto da questo lato lo dobbiamo fare dall'altro lato. Vi mostrerò alla fine il bracciale terminato. Allora, amiche care, ecco qui il nostro bracciale terminato. Ora ve lo mostro nel dettaglio. Eccolo qui di lato, come vedete non si vedono i punti di cucitura che abbiamo effettuato con il color rame, ovviamente. Questo è il retro. Qui ci andrà a mettere un pezzetto di ultra suede solo in questa parte centrale, perché come vedete qui sul retro assolutamente non ce n'è alcun bisogno. Ve lo mostro indossato. Ops, vabbè, non lo chiudo. Ve lo mostro indossato e devo dire che mi piace moltissimo. Lo terrò ovviamente per me, come già detto, però sicuramente con questi elementi della BB Craft che riacquisterò perché mi piacciono molto, vedrò se posso averli tutti rosati perché voi sapete che io amo il rame, ne farò sicuramente degli altri e realizzerò anche degli orecchini abbinati perché veramente sono bellissimi questi elementi e fatti veramente a regola d'arte. Che altro dire? Non lo so, cos'altro vogliamo dire? Chiudiamolo. Come sempre, buona creatività a tutte. Ciao!